Ragazzi, benvenuti a... Non so se riuscite a vederlo. Ovviamente col cacchio che vi dico dove mi trovo. Come avrete potuto notare dal titolo del video, questo paese non si può nominare. Ti piace osservare il lago? C'è una vista bellissima, ragazzi. Tanto posso per stendere le robe. Sai cos'è questo? È un albero di fichi. Questa è un'altra fica. Abbiamo scelto questo posto per pranzare. Amore e olio. Dobbiamo scendere le scale. Iniziamo con un po' di crostini di pane con dell'olio evo, spumante di benvenuto. Buono. C'è un piccolo graffietto qua, come una cicatrice. Manco fosse Harry Potter. Sai benissimo che mi viene sempre fame ogni volta che vengo in questi paesini io. È arrivato l'antipasto. Così riuscite a vederlo meglio. Assaggiamo le zucchine per prima. Buonissima. È arrivato anche il formaggio con la marmellata, credo, di fichi. Assaggiamo. Cosa ti è piaciuto di più? Tutto praticamente, sono dei piccoli assaggini, però sono tutti buoni. Forse il capocollo. Sì, buonissimo il capocollo. Sì, anche il fiore di zucca, non so cosa hanno fatto. Sì, era un fiore di zucca. Ah, buonissimo. Vabbè, però anche i formaggi con... Il pastella, sì. Direi che primo, stracinati con peperone crusco e dovrebbe essere anche della salsiccia. Buono. Sì, salsiccia, peperone crusco. È mollica di pane, patate al forno e peperoni friggitelli, capretto e maiale. Questo è italiano, che lascia un sacco di carne e non la mangia. E io pago. Anguria e figo. Siamo arrivati alla frutta. E adesso il dolce. Un po' strapazzato però. Forse così è più bello. Assaggiamo le more. Notevole. Immancabile goccio di amaro lucano. Dopo una mangiata da orsi, ci andiamo a fare una bella passeggiata nel centro storico. Non che ci sia granché, però, giusto per poter dire che abbiamo visitato. Avete capito? Keep the sky on your mind. Flying.
ci siamo anche fatti la passeggiata all'interno del paese. Diciamo che abbiamo passato il Ferragosto. Alternativo. Il Ferragosto alternativo. Alternativo non tanto, perché tanto comunque noi il Ferragosto andiamo sempre a mangiare a qualche parte. Ma di solito poi al mare oppure vicino al mare, invece questa volta. Sulla montagna. Sì. Comunque il posto è bellissimo, si mangia veramente bene per quel poco che abbiamo potuto mangiare. Scherzo, abbiamo mangiato tanto. Già da qui riesco a vedere la macchina. Basta che arriviamo vicino alla macchina perché ho sete. Sì, sperando che l'acqua sia rimasta bella fresca. Sperando. Era ghiacciata. Eh sì, però stava sotto. Manca da tre, sotto tre al ore. Sole. Tre manchiamo ore. Da tre ore, sì. Però si trova all'interno di un termos, quindi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti, spuntate la campanella delle notifiche, mettete un like al video, condividetelo e ci vediamo per un prossimo video, questa volta di elettronica oppure di fai da te. State buona. Mi ero dimenticato di dirvi che tutto il pranzo, compreso una bottiglia d'olio loro, ci è costato praticamente 80 euro.